Di recente l'ingresso di un fondo inglese in società. Come è cambiata Caronte Turis? Bene, l'ingresso del fondo Basalt nella nostra realtà ha dato grande soddisfazione alla nostra azienda, perché ha dimostrato che anche il Sud, anche un'azienda del Sud, può essere ben gestita, può essere appetibile per un importante fondo inglese. E ciò sostanzialmente comporta un completamento del processo di riorganizzazione della nostra società, che la sta trasformando da società, da impresa familiare a gruppo internazionale e manageriale. E certamente l'ingresso del fondo determina un completamento e un'evoluzione di questo percorso già cominciato qualche anno fa. Milioni di passeggeri che ogni anno traghettate, quali gli obiettivi futuri per la vostra clientela? È il nostro credo offrire alla nostra clientela un servizio sempre più sicuro, efficiente, di qualità e assolutamente soddisfacente. Per esempio il progetto Onde Sonore, che prevede un intrattenimento durante particolari periodi dell'anno, mira proprio questo, a dare un servizio sempre più di qualità per la nostra clientela. Si parla tanto di ambiente ultimamente, tanto per citare qualcosa, il Friday for Future. Qual è il vostro impegno per l'ambiente e per uno sviluppo ecosostenibile? Di recente appunto è stata varata l'ultima, la Helio, la nave a gas, appunto l'ultima arrivata della vostra flotta. Crediamo molto nell'economia sostenibile, come lei ha detto abbiamo già acquisito, abbiamo già realizzato ed è in servizio la nave Helio che va a gas. Le prossime 6 navi, 5 per le isole minori e una per lo stretto di Messina, saranno anch'esse a gas, perché il nostro obiettivo è di bruciare biometano e quindi di avere un impatto zero sull'ambiente, produzione zero di CO2. Ma il nostro impegno green non si ferma qui, sosteniamo con varie iniziative Mare Vivo, sia sulle Eolie, sullo stretto, con importanti collaborazioni, e stiamo lanciando un progetto di servizio plastic free, cioè a bordo delle nostre navi tutto il vettovagliamento sarà biodegradabile, sarà di carta, non più di plastica, proprio perché crediamo molto nell'ambiente e nell'economia sostenibile. Domanda provocatoria. Ponte sullo stretto, ne temete la concorrenza? Beh, noi abbiamo affinato una nostra posizione sul ponte sullo stretto, è una posizione non improvvisata né emotiva. Laddove sono stati costruiti dei ponti, su stretti, su fiumi, dove operavano prima società di traghettamento, è sempre rimasta una quota di passeggeri che si sono affidati ai traghetti. Questo sia per ragioni di prezzi, perché in genere chi costruisce un ponte e poi lo gestisce si fa pagare una tariffa di passaggio più salata certamente di quella dei traghetti, sia perché i ponti, che in genere sono attraggono turisti, possono vedersi solo dal traghetto, sia perché i ponti sono a loro volta soggetti a manutenzioni periodiche, a chiusure per maltempo, vento, per cui comunque una quota di traghettamento rimane, questa è, come dire, scienza e statistica. Ma ciò che c'è da aggiungere è che il periodo di costruzione del ponte, ammesso che questo veda mai la luce, è un periodo di costruzione che ha bisogno di un cantiere. Il cantiere di un ponte è il mare. Per portare materiale sul mare, per lavorare sul mare, la piattaforma logistica non possono che essere delle navi traghetto, guarda caso, e che nella fattispecie noi ci candideremo. Naturalmente questo sul piano generale è l'atteggiamento della società, poi come è il caso di dire che, insomma, da siciliani, da messinesi, ma da siciliani in particolare, il ponte ha rappresentato sempre un sogno. L'infrastruttura stabile, il manufatto stabile che colleghi la Sicilia al continente è sempre stata una chimera. Purtroppo viene carsicamente, diciamo così, risollevata e riemersa solo in occasione di campagne elettorali. Ci pare, insomma, che l'approccio non sia mai stato così scientifico e serio come forse avrebbe meritato di essere.